Gianluca Sbicca, il costumista di questi due gemelli veneziani, con la regia di Walter Malosti. Allora, questo è uno spettacolo che ha avuto un po' una gestazione un po' strana, nel senso che era uno spettacolo che doveva debuttare ad aprile e è stato il primo spettacolo per me che è saltato per il primo lockdown. Quindi niente, ha avuto una gestazione un po' strana, nel senso che ha avuto varie evoluzioni come allestimento. Per esempio, nella prima versione, che era quella che doveva andare in scena ad aprile, era tutto molto più 700. Poi Walter, pensando bene alla regia, pensando bene a cosa voleva mettere in scena, ha virato un po' tutto il progetto invece sull'800. Sull'800, che era un'epoca sicuramente più dark, più, come dire, scura, e era molto più funzionale a quello che voleva mettere lui in scena. Quindi questi costumi, diciamo, hanno una strana parvenza ottocentesca per essere uno spettacolo di Goldoni, ma che credo funzionino benissimo con la regia che ha in mente Walter. Abbiamo qualche esempio qua. Questa, per esempio, è Irene Petris, che ha questo bel costumino da amazzone, e la sartoria è piena e cosparsa di costumi che stiamo cucendo. Vi porto a fare un giro in sartoria. Allora, questa qua su manichino, ancora in fase, diciamo, embrionale, è una delle giacche di Marco Foschi, quindi uno dei gemelli. E questa qua, ancora solo tagliata e assemblata, è sempre una sua giacca. Tonino e Zanetto, praticamente. Lo spettacolo sarà fatto soprattutto con materiale di repertorio, il repertorio qua del Piccolo Teatro, perché i costumi li stiamo appunto realizzando nella sartoria del Piccolo Teatro di Milano, utilizzando soprattutto appunto il loro repertorio, che conosco molto bene perché lavoro normalmente molto spesso con loro. E come potete vedere è quello stand lì, uno stand intero di roba, perché stranamente, rispetto al periodo storico che stiamo vivendo, è uno spettacolo di quelli all'antica, nel senso fatto con molti attori, sono almeno una decina, e vari cambi, quindi di costumi ne hanno parecchi. Gran finale, vi farei vedere uno dei due abiti quasi completo, quasi, dico quasi perché gli mancano dei drappeggi, delle cose, di Rosaura. Spero che Walter ne sia felice, perché anche lui li sta vedendo semplicemente dal telefono, perché nel frattempo stanno provando a Venezia al Goldoni, mentre io sono qua al Piccolo a faticare. E loro soprattutto. Faticano soprattutto loro. Bon, venite... No, venite è un po' difficile perché non potete venire, ma guardateci in streaming la sera della prima e ciao!